Buonasera, ringrazio innanzitutto e ringrazio l'assessore che ha seguito passo passo questa sfida. Le difficoltà non sono state poche, però i successi non si raggiungono mai proprio da soli. Quindi invito un attimo sia il professor Lorenzo Iurina che l'ingegnere Giorgio Rodelli, che hanno fatto parte di questo gruppo che ha permesso di raggiungere il risultato, perché le problematiche erano tante. Io adesso vi dico solo due piccole cose. L'accessibilità, questa è stata una delle condizioni che ci è stata subito indicata come prioritaria. Rendere accessibile questo spazio a un'utenza allargata perché potesse ritornare ai cittadini. E allora abbiamo volutamente e abbiamo in qualche modo proposto, non convinto, ma proposto e poi l'amministrazione ha accolto, l'idea di non limitarsi a rendere accessibile solo il piano terra, ma di introdurre questo nodo distributivo che è l'ascensore, un nuovo corpo scala, anche pensando magari a un futuro collegamento con la biblioteca e quindi con il piano superiore. Futuro, chissà, ma in questo modo l'intervento si apre ad una trasformazione futura, ad un miglioramento, ad un'implementazione dell'uso. 1978 l'acquisto, 2022 un primo passo e magari tra altri 20 anni ci sarà poi un completamento del piano superiore. Ma sono state fatte poi anche importanti opere di tipo strutturale che hanno riguardato questo edificio ma anche la biblioteca. Allora, mi devo affidare ai colleghi ingegneri che, grazie soprattutto a delle soluzioni veramente non solo puntuali, ma direi geniali, sono riusciti a inserirsi proprio come un intervento di rammendo, di cucitura, di innesto, a fare quello che era necessario solo dove era necessario, perché alcune opere erano già state eseguite, non potevamo buttarle via. Bisognava forse migliorarle o adeguarle o risolvere delle criticità, e loro sono riusciti perfettamente. Allora lascio la parola al professor Iurina che... Grazie Paola soltanto. Ha ragione Paola Bassani, il fatto di lavorare insieme è importante. Architetti e ingegneri devono lavorare insieme. L'impresa è stata importante, l'amministrazione è stata importante. L'oggetto è prezioso, e voi lo vedete, è una meraviglia. Si doveva fare in modo che questo oggetto fosse non soltanto a norma, ma anche a buon senso. Quindi là sopra e anche dalle altre parti ci devono andare tante persone. E quindi queste persone che pestano e che sono tanti chili, voglio dire, inseriti. E allora con Edoardo Radelli, siamo soci di studio e lavoriamo frequentemente con Paolo Bassani, che ci si trova bene, insomma, e abbiamo pensato ad alcune soluzioni. Per esempio in questa c'è una soluzione nella quale si ritorna a vecchie idee, no? Quelli che si chiamano i frenelli. Allora, queste sono volte molto ribassate. Volta ribassata significa che spinge molto e contemporaneamente il rischio è che, insomma, caschi giù. Ecco, anche perché sono sottili queste cose. E allora abbiamo utilizzato dei triangoli, come dire, di mattoni, che partono da un vertice, dai quattro vertici della volta, che pian pianino vanno verso la cupola, formando quattro irrigidimenti, chiamiamolo, che poi vengono a essere ben chiodati alla volta esistente, ben chiodati, ben collegati, insomma, con dei connettori ai muri, e questo offre un incremento molto forte, una sorta di sperone strutturale che dà un aiuto, anche perché poi le prove di carico ci dicono che funziona bene, e di questo voglio dire tutto bene. Ma è una tecnica antica in qualche modo perduta, no? E che invece bisogna riuscire a riprendere, e poi la riprendiamo facendoci dei conti, facendo un po' di verifiche, insomma, eccetera. E poi l'altra cosa, parlare tu dell'oggetto di sopra, semplice, un'altra soluzione assolutamente semplice, che però dà dei risultati. Ed è relativo alle capriate, poi le vedrete al piano superiore. Dovevamo necessariamente rinforzare questi elementi in legno, questi triangoli di legno che reggono il tetto, rinforzarle agli appoggi. Gli appoggi sono sempre gli elementi più degradati perché, stando a contatto con la muratura che assorbe umidità, si deteriorano molto rapidamente.
Allora la soluzione più facile sarebbe stata quella di prenderli, buttarli e sostituirli con delle nuove travi di legno, ma non è il modo di operare su un edificio storico, su un edificio monumentale, vista la preziosità dei luoghi. Allora anche qui abbiamo introdotto un elemento nuovo, un elemento che è ancora in legno, lavorando con lo stesso materiale dell'esistente, legno su legno, e abbiamo introdotto semplicemente delle saette, dei puntelli diagonali, che vedrete poi al piano di sopra, che aiutano la capriata di legno a resistere ai nuovi carichi che la normativa tecnica ci richiede. Quindi ancora una volta un intervento in affiancamento tra l'antico, l'esistente e il nuovo, in modo tale che l'intervento sia compatibile dal punto di vista materico anzitutto e poi dal punto di vista estetico e formale. E da ultimo abbiamo rinforzato la volta del salone d'ingresso della biblioteca dell'edificio della villa dall'altra parte. La volta è stata per tantissimi anni puntellata al piano interrato, nessuno è un ambiente che non era frequentabile, e allora abbiamo introdotto in questo caso dei materiali nuovi che sono fibre di acciaio, delle fasce che seguono l'andamento della volta, sono fasce in fibra con malta, anche in questo caso tanti connettori che collegano i due materiali, ed ecco che abbiamo restituito alla volta la necessaria resistenza ai carichi e quindi i puntelli sono stati tolti e adesso la villa ha ancora un piano interrato che potenzialmente potrà essere utilizzato e sfruttato nel futuro. Da ultimo, consentitemi un saluto e un ringraziamento anche alle persone dell'ufficio tecnico che ci hanno seguito in tutta questa avventura. E noi siamo partiti con un primo responsabile del procedimento, che era l'architetto Deborah Riva, che poi si è spostato in altro ente, e che ringraziamo e salutiamo perché è stato il motore vero di tutta questa parte tecnica, e poi l'ingegner Silvia Polti che l'ha sostituita, e da ultimo abbiamo concluso con l'architetto Cagliani, che Paolo, che ci ha portato fino alla chiusura dei lavori. Quindi un ringraziamento sentito da parte di noi progettisti anche a loro e alla loro struttura. Grazie.